Ciao a tutti amici e benvenuti qui sul mio canale YouTube. Non so se ricordate, ma un po' di tempo fa vi avevo portato qui sul canale un video dove vi mostravo come andare ad abilitare la funzione Sidecar introdotta da Apple nel suo sistema operativo OS X Catalina, che permette di andare a duplicare lo schermo del nostro Mac su un iPad. E io vi avevo mostrato appunto come poterlo fare anche su quei dispositivi facente parte della blacklist di Apple, quindi non abilitati a questa funzione. Mi sono reso conto però, soprattutto dopo l'ultimo aggiornamento da parte di Apple del suo sistema operativo, che questa funzione sui computer di alcuni è scomparsa oppure ha creato non pochi problemi facendo sparire delle icone o altro, e non tutti sono stati in grado di ritornare alla situazione iniziale. Nonostante i suggerimenti indicati nella descrizione di quel video, che vi invito comunque ad andarvi a rivedere, oppure nei commenti dove vi ho detto la procedura da seguire per ripristinare il computer senza addirittura doverlo formattare. Bene, in attesa di un nuovo aggiornamento di quella funzione, oggi vi voglio portare qui sul canale un video dove vi vado a mostrare come poter ottenere gli stessi risultati, quindi poter andare ad utilizzare il nostro iPad come uno schermo secondario per il nostro Mac e addirittura poterlo fare anche su computer che non hanno installato su OS X Catalina. E il tutto è reso possibile dall'utilizzo di un'app che si chiama Duet. Purtroppo è a pagamento, costa una decina di euro, però come vi farò vedere, promette davvero delle cose eccezionali e risolve tutti quanti i nostri problemi. Prima di andarlo a vedere, amici, vi invito come sempre ad iscrivervi qui al mio canale YouTube, a mettere un like a questo video. Ancora una volta vi ringrazio per tutte quante le iscrizioni che pian piano il canale sta ricevendo e soprattutto, primo traguardo, vi chiedo di arrivare a 300 iscritti. Grazie amici e a tra poco per il tutorial. Ed eccoci qui amici, come vedete ho qui davanti a me il mio iPad e il mio iMac. La cosa che dovremo andare a fare è installare il client di Duet Display sia sul nostro Mac sia sul nostro iPad. Una premessa che vi faccio è che i due dispositivi devono essere necessariamente, almeno all'inizio, attenzione, collegati tramite un cavo, il classico cavo che Apple ci dà in dotazione per poter ricaricare oppure collegare al computer i nostri dispositivi. Questa funzione vale sia su iPad Pro ma vale anche per gli altri iPad e addirittura iPhone, perché potremo utilizzare come secondo display persino un iPhone. Quindi dovrete utilizzare, nel caso di un iPad Pro, il cavo da USB A a USB di tipo C, mentre nel caso degli altri iPad o iPhone un cavo Lightning, quindi da USB a presa Lightning. Benissimo, andiamo a scaricare il nostro client. Come vedete sono nella pagina principale di Duet, it.duetdisplay.com, ma non preoccupatevi, vi lascio tutto in descrizione, e vado a scegliere Windows oppure Mac in base al mio sistema operativo. Nel mio caso vado su macOS e attendo che mi si apra la schermata di scaricamento del file. Io non lo vado a fare perché l'ho già installato, e vi salto anche la procedura di installazione perché, credetemi, è davvero molto molto semplice. Una volta installato il programma comparirà qui in alto l'icona di Duet, ma per il momento teniamola così. Andiamo poi sul nostro iPad nell'App Store e andiamo a cercare l'app Duet Display. Ve la faccio vedere per farvi capire qual è l'icona da andare a premere. Vedete, qui è già installata. Ovviamente l'app su iMac è gratuita, mentre quella su iOS è a pagamento. Se non erro io la pagai 10-11 euro, però fidatevi, ne vale la pena. Benissimo, per il momento vado ad abbassare la schermata principale e vi mostro cosa fare. Una volta attivata l'app sul Mac, ci vado a cliccare sopra e vedete, mi si sta chiedendo di andare ad aprire su iPad l'app di Duet. Io la vado a cercare, vedete mi compare qui, e la vado ad aprire. Attendo qualche secondo, Duet sta cercando di riconoscere il Mac. Come potete notare, nel mio caso già si è attivata e si è addirittura andato a duplicare lo schermo con addirittura la touch bar che è presente sui MacBook più recenti. Vi farò vedere che si può disattivare. Come notate, qui mi si è attivato il mirroring dello schermo, però io posso andare a sfruttare tutte quante le opzioni disponibili sul sistema operativo. A voi probabilmente all'inizio non vi si avvierà, nel senso che non vedrete subito lo schermo duplicato del vostro Mac. Allora dovrete andare semplicemente, come si fa normalmente per tutti quanti i monitor esterni, sull'icona, ecco, di AirPlay. Quindi dovrete andare a cliccare Duet iOS.
cliccando su Duet iOS si avvierà la duplicazione dello schermo oppure l'estensione dello schermo. Come andare ad impostare le diverse opzioni? Torniamo sull'icona di Duet e vedete abbiamo sia impostazioni avanzate sia una rotella di impostazioni più veloci. Innanzitutto vi faccio notare qui iPad Touch Bar, posso abilitarla oppure posso disabilitarla. Vedete, mi è scomparsa qui sotto, la vado a riabilitare perché è una funzione davvero interessante. Come prima cosa clicco su impostazioni avanzate, posso andare a scegliere, vedete, la risoluzione. Se io tolgo la spunta su duplica schermo, vedete che automaticamente lo schermo del mio iPad è diventato l'estensione di quello del mio iMac. Per esempio, posso andare a prendere la schermata di Chrome e andarla a mettere qui. Capite bene che questo significa che voi potrete utilizzare lo schermo del vostro iPad magari per gestire la posta e sopra continuare a lavorare in maniera del tutto pulita. Posso andare a scegliere gli FPS, la qualità di riproduzione, addirittura la grandezza del carattere. Ma vedete, qui c'è anche la funzione Air. Posso andare ad abilitare la Duet Air, vale a dire addirittura poter sfruttare quest'app senza l'utilizzo del cavo, oppure posso andare a scegliere di connettere automaticamente questo iPad subito appena il mio computer si avvia, oppure posso avere anche il controllo remoto che per il momento non vi mostro. Ok amici, spero davvero che questa sia la soluzione definitiva ai vostri problemi di duplicazione schermo su iPad e ancora una volta vi invito ad iscrivervi, per voi è gratis ma per me sarebbe un grande aiuto. Seguitemi sui miei social network, mettete un like a questo video e noi ci vediamo in un prossimo.